Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Versilia. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo e omissione di soccorso sulla morte del 42enne Spezzino, trovato senza vita in centro a Pietrasanta, in un'abitazione, dopo aver assunto una dose di eroina. Indagato l'amico che risiede proprio in quell'abitazione, che era stato arrestato nelle ore seguenti per coltivazione di cannabis. E allora facciamo luce su questo caso, in questo servizio. È stata aperta un'inchiesta sulla morte dell'operaio di 42 anni di La Spezia, trovato senza vita in un'abitazione di via Garibaldi a Pietrasanta, dopo aver assunto una dose di eroina in casa di un amico. La Procura della Repubblica di Lucca indaga per omicidio colposo e omissione di soccorso. Nel registro degli indagati c'è Paolo Tartarelli, l'amico della vittima, residente nell'appartamento del centro storico dove si è consumata la tragedia domenica notte. L'uomo, 50 anni, versiliese, con diversi precedenti per droga, era stato arrestato poche ore dopo, nella giornata di lunedì, dopo la morte del 42enne, con l'accusa di coltivazione illecita di stupefacente. In giardino, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto 12 piante di cannabis. In mattinata, in attesa della prossima udienza, l'indagine per omicidio colposo e omissione di soccorso, spiegano i carabinieri della compagnia di Viareggio che curano le indagini, è un atto dovuto in attesa di ulteriori accertamenti. Nei prossimi giorni verrà eseguita un'autopsia sulla salma dell'operaio Spezzino, ex tossicodipendente con problemi di asma, per fare luce sulle dinamiche che hanno portato alla sua morte. Dimesso dalla comunità terapeutica ultracentenaria, è stata trasferita dal reparto di medicina dell'ospedale Versilia all'hospice della casa di cura San Camillo a Forte dei Marmi. Il nipote Enrico Formisano, 50 anni, da subito agli arresti nel reparto di psichiatria su disposizione del GIP Silvia Mugnaini, è stato invece trasferito nel centro clinico della casa circondariale Don Bosco a Pisa. Lasciamo la cronaca, veniamo adesso all'economia con l'estate che volge al termine, un'estate che per il turismo ha visto un bilancio tutto sommato positivo, ne parlano con moderata fiducia i responsabili delle principali associazioni di categoria, commercianti e albergatori. Sentiamo il servizio di Massimo Mazzolini. Dopo una serie di stagioni difficili per l'intero comparto turistico versiliese a causa della crisi e anche del maltempo, gli operatori economici della zona tracciano un bilancio della stagione 2016, ormai agli sgoccioli, tutto sommato soddisfacente, come conferma la presidente versilese di Confesercenti, Esmeralda Giampaoli. Un primo bilancio possiamo dirlo soddisfacente. È chiaro che il soddisfacente va poi letto modificando un po' anche l'approccio che abbiamo noi a questo tipo di operazioni. Quindi proviamo a passare da un dato puramente statistico degli arrivi e delle presenze a un dato un pochino più strutturato, un pochino più analitico, che vada nel dettaglio a capire chi sono i nostri clienti attuali e potenziali, quanto hanno lasciato, quindi quanto hanno speso nelle nostre imprese e quale può essere poi la leva su cui far perno per poter fidelizzare questo tipo di clienti. I primi dati del movimento turistico alla fine di agosto confermano che la Versilia è tornata ad essere una delle grandi mete scelte dai vacanzieri, non solo italiani. Si è registrato un aumento degli arrivi ed una flessione delle presenze. In sostanza sono arrivate più persone rispetto allo scorso anno, ma hanno soggiornato per periodi più brevi, come conferma Elisabetta Bellotti, presidente albergatori di Viareggio. A parte il mese di giugno che abbiamo visto penalizzato estremamente dalle condizioni meteorologiche, diciamo, luglio e agosto hanno tenuto bene, con soggiorni sempre più brevi, quindi un maggior ricambio dei turisti all'interno delle strutture ricettive, un lavoro sicuramente più faticoso, però abbiamo tenuto botta. Rispetto allo scorso anno, forse nel mese di agosto un leggero incremento. Soprattutto abbiamo visto new entry turisti che vengono dal nord Europa. Il mare e la qualità dei servizi offerti ai bagnanti costituiscono ancora una volta l'attrattiva principale del nostro territorio, molto più che altre forme di turismo di nicchia.
Ma se a livello comprensoriale il bilancio è timidamente positivo, è del tutto negativo invece sulla Marina di Torre del Lago, orfana del turismo gay friendly, adesso cerca una nuova identità, ma intanto è preda del degrado e i turisti che si allontanano sempre di più. Vediamo il servizio. La denuncia delle critiche Marina di Torre del Lago, fino a qualche anno fa, con una impressionante puntualità, quasi fosse una litania di cui non si può fare a meno. Ma quei pochi commercianti rimasti che investirono milioni di euro per darsi un nuovo look in quella zona naturale vocazione turistica, considerata la posizione strategica e la bellezza paesaggistica, oggi sono alla canna del gas. Il turismo giovanile è finito per colpa di leggi restrittive e i locali sono chiusi in mezzo al degrado. L'idea negli anni 90 era quella di sfruttarla quell'area come polo di attrazione turistica e i risultati furono subito straordinari. Oggi quella Marina Torrelaghese, che un tempo regalava gioia e divertimento a migliaia e migliaia di ragazzi, è solo un bel ricordo e lo sanno bene i commercianti. La fine dei locali della Marina, proprio la fine, il degrado più assurdo, non c'è più niente. È finito il movimento notturno, non c'è più affluenza di giovani, di famiglie, perché le famiglie prima si sono sdegnate, poi ora chiaramente è un assalto solo di pendolari il sabato e la domenica, pomeriggio dico, ognuno arriva con la sua borsina della spesa, arriva, se si vende 3 bottiglie d'acqua è già buono. Il comune non crea nulla, non crea un'attrattiva, non crea niente. I gestori non, giustamente non ce la fanno, è tutto morto, tutto distrutto. Quindi quest'anno il turismo notturno è diminuito sensibilmente? Una stagione pessima. La sera non ci sono più locali che fanno, diciamo, divertimento. Una volta c'erano dei locali, Mamma Mia, Boca Chica, c'era il From Arlen, insomma, chi regola, chi meno regola, insomma, con le varie polemiche connesse, ma insomma la gente si muoveva per venire a ballare, perché insomma, da che mondo esista, in tutti i posti di mare la sera si fa musica, quindi si sta all'aperto. La sera è un flop generale. È un flop generale. Ora quella zona del parco e molto di ciò che contiene stanno letteralmente cadendo a pezzi nel totale degrado. E restiamo a Torre del Lago, ma cambiamo argomento. Ricorderete il caso sollevato dalla nostra redazione una settimana fa in un condominio di via Giacosa a Torre del Lago, la lamentela di un gruppo di residenti che si erano vista sospesa l'utenza dell'acqua da parte di Gaia perché un gruppo di altri residenti era moroso nei confronti della società dell'acqua. Arriva il chiarimento in giornata da parte di Gaia perché ammonta a più di 110.000 euro, pensate, il debito che i 12 condomini di via Giacosa a Torre del Lago hanno nei confronti della società Gaia per il mancato pagamento delle bollette dell'acqua a partire dal 2014. In mattinata l'amministratore del condominio ha incontrato i responsabili dell'ufficio fatturazione di Gaia ed è stato stabilito un piano di rientro da saldare entro gennaio 2017, un piano che andrà a sanare la situazione debitoria delle utenze. Intanto, fa sapere Gaia, il servizio idrico è stato riattivato e dunque in questo modo la società chiarisce i dettagli di questa vicenda che era stata denunciata ai nostri microfoni dai residenti di questo condominio che vediamo in queste immagini. Siamo in via Giacosa a Torre del Lago. Parliamo adesso di raccolta dei rifiuti, cresce la differenziata un po' in tutta la Versilia, dati incoraggianti arrivano sia da Pietrasanta che dalla stessa Viareggio che attende, come sapete, l'estensione del porta a porta nelle zone centrali cittadine. Facciamo il punto in questo servizio. La Versilia differenzia, nonostante le frequenti segnalazioni anche da parte dei nostri telespettatori che denunciano con foto o video cattive abitudini e diffusi gesti di inciviltà, i numeri della raccolta differenziata sul territorio versiliese danno segnali positivi. Lo riferiscono le società che gestiscono il servizio. Ersu, che copre i comuni della Versilia Nord e Massarosa, parla di percentuali in costante aumento, grazie soprattutto al porta a porta. Il dato più incoraggiante riguarda la produzione
produzione di rifiuti, che diminuisce costantemente. Un risultato particolarmente buono nel comune di Pietrasanta, spiega Ersu, dove si è registrato un calo del 16%. Confrontando infatti i dati del primo semestre 2016 con i primi sei mesi del 2015, la produzione di rifiuti è diminuita enormemente, passando dalle 2.590 tonnellate dello scorso anno alle 2.179 di quest'anno. Segnali positivi arrivano anche da Viareggio, dove la raccolta differenziata, come riferisce la società Sea Risorse, ha sfondato la quota del 55% grazie all'introduzione del servizio in passeggiata nel mese di maggio, 5 punti percentuali in più rispetto al settembre 2015. Nei primi tre mesi, da maggio a luglio, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, si registra una riduzione dell'indifferenziato di oltre 460.000 tonnellate per un risparmio complessivo di circa 80.000 euro. A Viareggio si guarda adesso alla data di lunedì 26 settembre, quando la raccolta domiciliare sarà estesa anche alla zona centromare e centrostazione. L'obiettivo per tutti è il sogno del progetto Rifiuti Zero, ma resta aperta la battaglia contro chi abbandona i rifiuti in strada, in barba alle regole, al rispetto dell'ambiente e alle multe salatissime che i comuni continuano ad elevare. Con le immagini adesso andiamo al quartiere Migliarina. A Viareggio tagliano i rami delle grandi piante ma le lasciano a terra. Succede nel parco che circonda la zona della Bocciofila. Sono trascorsi circa due mesi da quando questi pioppi sono stati potati e quest'area del parco del quartiere Migliarina, nei pressi del bocciodromo appunto, è sempre più colpita da un profondo degrado. Panchine divelte, cestini stracolmi di spazzatura e oggi i rami seccati dal sole estivo che potrebbero generare un incendio di grosse dimensioni, causando seri danni anche ai tralicci dell'Enel e alle strutture di legno che si trovano nei paraggi. Una zona in periferia per questo abbandonata dal comune, così hanno criticato, scrivendo la nostra redazione, alcuni residenti della zona. Lodevole che abbiano sfoltito questi alberi, ma in due mesi potevano togliere rami seccati invece di abbandonarli, aggravando il degrado della zona. Dunque la potatura degli arbusti è avvenuta, ma per adesso non è stata rimossa la potatura, appunto, rami e foglie secche, con il rischio di incendi, e proseguono dunque le lamentele da parte dei residenti della zona. Parliamo adesso di ambiente, ci spostiamo a Montiscendi, frazione del comune di Pietrasanta, dove c'è un progetto, un'ipotesi di ampliamento della discarica delle cave ex viti. Il comune di Pietrasanta dice no e ci sono dei timori appunto per rischi eventuali per l'ambiente circostante. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Il comune di Pietrasanta dice no all'allargamento a nuove tipologie di rifiuti speciali pericolosi che possono essere conferiti alla ex cava viti e no al potenziamento delle quantità conferibili. In una lettera firmata dal vice sindaco Daniele Mazzoni, l'amministrazione comunale ha comunicato alla regione toscana e per conoscenza alla procura di Massa Carrara e alle province di Massa e Lucca le proprie perplessità sulle voci relative all'ipotesi di poter conferire nella discarica altri rifiuti speciali. Sono stati i residenti di Montiscendi i primi a preoccuparsi per il piano di rafforzamento della cava di scarica che sorge al confine con Montignoso, a 200 metri dall'area protetta del lago di Porta, ma che ricade per il 20% sul territorio pietrasantino. Nei mesi scorsi si era sollevata la protesta dei cittadini per i forti miasmi emanati dall'impianto. È stato il Movimento 5 Stelle a inizio agosto, con un'interrogazione consiliare, a portare il caso all'attenzione della giunta regionale toscana. Dopo la richiesta della società di gestione Apuane Ambiente S.p.A. di una variante per accogliere nuove e maggiori quantità di materiale, adesso il timore dei grillini e del comune di Pietrasanta è che oltre all'amianto, alla marmettola e ai fanghi di dragaggio del mare arrivino anche i rifiuti dell'ex farmo planta di Massa. Il vice sindaco Daniele Mazzoni si dice contrario al conferimento di ogni tipo di rifiuto speciale che possa danneggiare l'ambiente e gravare sulle prossime generazioni. Come amministrazione, ha dichiarato, siamo pronti, se necessario, a mettere in campo ogni strumento per evitare un potenziale pericolo all'ambiente.
La Guardia Costiera ha donato alla Caritas diocesana di Firenze, pensate, ben 7.500 kg di pesce in scatola, sequestrati e ritirati dal mercato nazionale, in un'operazione congiunta eseguita in questi mesi estivi dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e di Livorno. 7,5 tonnellate di pesce per 32.000 scatolette alle quali i militari hanno tolto i sigilli. Operazione di polizia marittima sulla filiera della pesca che aveva portato al fermo della merce che era scattata alcuni mesi fa. Il Tribunale di Lucca, su richiesta del Centro Controllo Area Pesca della Toscana, ha formalizzato l'autorizzazione alla devoluzione in beneficenza degli alimenti sequestrati. E qua vediamo alcune foto con la consegna della merce da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Viareggio. Siamo ad Alto Pascio, sono due giorni di operazioni che si sono concluse proprio in queste ore. E andiamo sulle spiagge della Versilia e di Viareggio, in particolare dove è stato ed è tuttora possibile in quest'estate anche mangiare e acquistare prodotti della terra, i cosiddetti prodotti a chilometro zero. È un'iniziativa di CIA Versilia. Sentiamo i particolari. E chi l'ha detto che i prodotti tipici si gustano soltanto in montagna o negli agriturismo? In Versilia i frutti della terra, coltivati dal contadino, si mangiano o si acquistano direttamente al mare, grazie al progetto Orto in Spiaggia, terza edizione, promosso da CIA Versilia, Confederazione Italiana Agricoltori, in collaborazione con la rete Imprese Marine del Parco di Viareggio. Cocomeri, peperoni, fagiolini, fichi e zucchini, tutto coltivato in Versilia, a chilometro zero, e distribuito negli stabilimenti balneari della Darsena e in ristoranti ed hotel della rete, a tavola e al banco. Obiettivo: valorizzare il territorio, le materie prime di stagione a filiera cortissima, ma anche promuovere il consumare locale come stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente. Per far capire sempre di più al consumatore l'importanza del consumare locale, oltre alla fornitura dei piatti che possono essere usufruiti nello stabilimento, settimanalmente l'agricoltore che fornisce lo stabilimento o anche l'hotel o il ristorante fa un piccolo mercatino pomeridiano per i clienti appunto che passano e che possono usufruire dei prodotti commerciali. Questa è la terza edizione, il bilancio è veramente positivo, la gente capisce che cosa vuol dire il prodotto appena raccolto, c'ha i suoi vantaggi in termini di freschezza, di prodotto e alla fine anche di prezzo. Orto in Spiaggia proseguirà fino a fine estate, ma gli affezionati potranno continuare a trovare prodotti delle aziende CIA ai mercatini settimanali in tutta la Versilia. Parliamo adesso dei grandi eventi, non è finita l'estate del Parco della Versiliana, in questi giorni si conclude la serie degli incontri al caffè trasmessi sulle nostre emittenti, ma in questo fine settimana torna per il 7° anno la festa del Fatto Quotidiano e ci saranno tanti grandi ospiti di caratura nazionale, sentiamo. I big del giornalismo italiano d'inchiesta, ministri ed ex ministri, e la grande satira di due fuoriclasse come Virginia Raffaele e Gigi Proietti. Ecco la festa del Fatto Quotidiano, che torna a questo fine settimana per il 7° anno consecutivo nel Parco della Versiliana, appendice ormai irrinunciabile di fine estate negli spazi del festival. Si parte venerdì sera con Performance, lo show evento dell'eclettica Raffaele, amatissima dal grande pubblico per le sue pungenti imitazioni. Sabato e domenica, tra l'area teatro e lo spazio caffè, nei 10 incontri in programma, tra gli ospiti ci saranno il giurista Gustavo Zagrebelski e il ministro della giustizia Andrea Orlando, l'avvocato Giulia Bongiorno e il procuratore John Woodcock, lo scrittore Stefano Benni, il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio, l'ex candidato sindaco di Milano per il centrodestra Stefano Parisi. Sabato sera lo spettacolo di Gigi Proietti con i suoi cavalli di battaglia, mentre domenica sera, dopo l'incontro con Michele Santoro e Massimo Cacciari, a chiudere sarà l'immancabile Marco Travaglio con il suo Perché no, tutte le bugie del referendum. Gli incontri, esclusi quelli serali al teatro, sono tutti a ingresso libero e anche quest'anno saranno ripresi integralmente da Rete Versilia News e trasmessi in esclusiva la settimana prossima. Non sarà però l'ultimo evento di stagione per il Parco della Versiliana, che chiuderà definitivamente la lunga estate il weekend successivo con la festa toscana della Lega Nord, che vedrà il ritorno a Marina di Pietrasanta di Matteo Salvini.
E torna nelle prossime settimane anche un appuntamento letterario, un concorso dedicato alle scuole e pensato per promuovere la cultura della legalità ed è in omaggio a Mussi, Femiano e Lombardi. Vediamo il servizio di Roy Lepore. Seppure in varia presenza di difficoltà considerati i principi ispiratori stanti le finalità che vengono perseguite e tenuto conto ed apprezzato il grande impegno profuso negli anni da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli alunni, gli organizzatori hanno deciso di indire ed organizzare ancora la 7ª edizione del premio scolastico Mussi Lombardi Femiano Memoria e Legalità, valida per l'anno scolastico 2016-2017. Questa 7ª edizione del premio, ideato per classi, è rivolta alle quinte delle scuole primarie e alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della Versilia. La cerimonia di presentazione avrà luogo il 7 ottobre alle 10.30 nella sala di rappresentanza del Comune. Il termine per la consegna delle schede di partecipazione è fissata al 1 febbraio 2017, il termine della consegna degli elaborati è fissata al 20 marzo 2017. La cerimonia delle premiazioni delle classi è fissata per il 22 aprile alle 10.30, possibilmente in un locale della fondazione del Festival Puccini a Torre del Lago, come negli anni precedenti. È ben noto che questo premio persegue finalità di solidarietà sociale e civile, promuove confronto fra giovani generazioni sulla cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni, oltre che onorare la memoria non solo di coloro ai quali è intitolato, ma anche quella di tutti coloro che, operando a vario titolo, mettono a disposizione anche la vita per la difesa delle istituzioni e dei cittadini. Ricordiamo che questo premio è in memoria di 3 agenti della polizia purtroppo deceduti il 22 ottobre del 1975 a Querceta, in località Montiscendi, durante un conflitto a fuoco con terroristi dove rimasero uccisi Gianni Mussi, Giuseppe Lombardi, Armando Femiano e Giovan Battista Crisci, ormai l'organizzatore non solo del meeting di Nuoto ma anche di questo premio, rimase gravemente ferito. Giovanni Crisci, come detto, da quel giorno ogni anno riesce a ricordare con queste manifestazioni, con non poca fatica, i 3 colleghi purtroppo scomparsi. Veniamo adesso alla pagina sportiva. In primo piano c'è l'hockey su pista. Come già anticipato ieri sera nel nostro TG, sono partiti gli allenamenti, la preparazione tecnica del CGC Viareggio in attesa della presentazione ufficiale che sarà giovedì sera dalla passeggiata di Viareggio e in diretta sulla nostra emittente. Sentiamo allora le ultime in casa bianconera in questo servizio. È partita la stagione 2016-2017 per i bianconeri del CGC Viareggio. I ragazzi di mister Alessandro Bertolucci hanno iniziato la preparazione tecnica in vista dei primi impegni amichevoli del mese di settembre, che dal 9 al 24 li vedranno confrontarsi con il Sarzana, il Follonica e il Correggio, fino al debutto in campionato il 1 ottobre in trasferta contro il Trissino. A ritorno in pista dopo le ferie, al Pala Barsacchi c'è grande entusiasmo per la stagione ormai alle porte, tra i giocatori e tra lo staff tecnico. Vedo una squadra un pochino più rinforzata in qualche settore rispetto all'anno passato, però è anche vero che non è neanche giusto fare dei paragoni con gli altri anni. Gli altri anni abbiamo una squadra di tutti i ragazzi, siamo cresciuti e ora c'è stato un cambio di rotta. È normale ora dire che ci sia grande impegno e onoreremo la maglia fino all'ultima goccia di sudore come abbiamo fatto in questi anni. E chiaramente la speranza è quella di far bene e di arrivare più in alto possibile nella classifica. Sicuramente il Forte dei Marmi ha comunque costruito una bella squadra nonostante l'addio di Pedro Gil. Poi ci sono sempre squadre di tradizione come il Lodi, che ha preso un giovane come Giulio Cocco che può aiutarlo a fare bene, e il Bassano ha fatto una buona squadra. E poi sicuramente c'è anche il Centro che vuole dire la sua, vuole arrivare sicuramente in fondo a tutte le competizioni che affronterà. C'è grande attesa intanto per giovedì 1 settembre, quando al Bar Gagliano, in passeggiata alle 21, sarà presentata ufficialmente la stagione 2016-2017 del CGC Viareggio. La serata sarà trasmessa in diretta su Rete Versilia News.
L'Atletica adesso va in archivio con grande soddisfazione il quinto Memorial Mario Vecoli, meeting di Atletica Leggera che si è svolto al campo di Atletica Falcone Borsellino a Pietrasanta, organizzato dall'Atletica Pietrasanta Versilia e da Nicola Vizzoni, medaglia d'argento a Sydney. Più di 200 atleti in gara, un folto pubblico ad assistere alle gare. Umberto Mezzaluna ha corso i 300 in 33,9, mentre Stefano De Luca ha saltato 7,01 nel lungo. Ma ci sono anche tanti altri risultati di grande spessore tecnico. L'Atletica Pietrasanta Versilia del presidente Filippo Viti ha deciso di devolvere l'intero incasso della manifestazione alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso in centro Italia. Noi ci fermiamo per una pausa, ma l'informazione prosegue. Rimanete con noi.